È troppo. Partire da una musica proprio troppo. Bella, è trionfale, dagli troppo. Ospiti. Troppo, una cosa più smart, anche vintage volendo, ma un po' più smart, dai. Tipo era troppo. Una cosa... Fai tu. Perché tu sei anche un grande ballerino, giusto? Sì, però mi sembrava proprio una... Va bene, mettiti in posizione. Cioè, non è che so, capito? Mettiti proprio in posizione, io capisco vai. Cosa vuoi. Okay, vai. Vai. A vedere. Vai. Vai. La febbre del sabato sera. Esatto. Ballerino. Ciao, meglio. Ma sei Lillo? Pasquale. Lillo, grazie, vieni, accomodati. Grazie, ciao. Il nostro grazie, spazio 3x3, ecco, ci racconti 3x3. Oddio, oddio, che fai? Ma che... Cioè, pensavo c'era uno scalino. No, non c'era. No, non c'era. Okay. Volevo ancora ballare. Ho visto uno scalino. Hai visto uno scalino che non c'è. C'è qualcosa che... Domani mi faccio guardare perché non... Non c'era. Ho fatto uno... Vai, ok. Non c'è. Allora... Ho rovinato tutta l'entrata da ballerino. Ma fatto... Vabbè, non ti preoccupare, vai. L'avete visto che era scivolato? No. Sì. Beh, non l'ha visto nessuno. Vabbè. Senti, tre personaggi, tre canzoni italiane, tre sì. oggetti del passato. Il primo oggetto che mi hai detto in questa chiacchierata, sì. da sottolineare sì. Ai nostri ragazzi, sono questi occhiali. Gli occhiali neri di alla sì. Blues Brothers. Sì, però... Anche se io amo i Blues Brothers, in realtà hanno a che fare con un aneddoto, perché mi andava di raccontare una cosa assurda che mi è capitata nella vita, nel passato, tanto tempo fa. Praticamente è successo questo, non tantissimo tanto tempo fa. Io praticamente dovevo andare a un funerale di un mio zio, fratello di mia nonna, ed ero molto legato alla famiglia, tuttora sono legato, ma sai quelle cose quando ti perdi di vista, poi... Giusto qualche messaggio, non ti vedi più, no? Però magari ti rimangono nel cuore i parenti, ma non li vedi più. Che è successo? Sono andato al funerale. Funerale, però con ansia, perché ero pieno di tutti questi cugini qua, molti magari non li riconosco. Allora io, sai, mi sono caricato a molla, con questi occhiali neri, ho detto, senti, io a sto punto abbraccio tutti. Perché, così non sbagli. Così non sbaglio, cioè, perché veramente non, molti sono... Infatti, Non li avevo riconosciuti molti. Insomma, vado. A un certo punto, appena arrivo, subito proprio, stava poggiato alla macchina nera, c'era vestito di nero. Questo che faceva così. Io vado questo messaggio agli occhi, vado lì. Lo abbraccio e mi dice: "Sono l'autista del carro." Quindi praticamente. E io ho fatto. Ho detto, vabbè, ti ho abbracciato comunque la mezza. Comunque, insomma, stai a lavorare, insomma, era comunque. Va bene. No, quindi... però l'ho voluto raccontare perché è stata una cosa veramente allucinante. Però possono servire gli occhiali in quell'occasione. In quell'occasione possono servire, e comunque sono gli occhiali, come tu dici, dei Blues Brothers. Che sono per me un mito, per cui, insomma, anche per quel motivo ho voluto siete portare in questo. Qualche modo molto legati tu e Greg ai Blues Brothers. Tantissimo. Canzone, la prima che hai scelto è Uffa Uffa di Edoardo Bennato. 1980. Ma che scocciature, questa guerra non mi piace, non la voglio fare. Che cosa rappresenta questo brano? Bennato, genio assoluto. Questa canzone rappresenta innanzitutto il mio amore per Edoardo Bennato, perché ho sempre amato tantissimo, per il suo essere rock in modo originale anche da subito, poi praticamente. E poi anche qui c'è un aneddoto, perché io quando uscì questo disco, all'epoca c'erano i walkie talkie, si chiamavano, non mi ricordo, quelli con le cassette. Il Walkman, quelli che parlano. Ma è lo scivolo del gradino. Esatto, è il walkie talkie, vabbè. Il Walkman, ok, perfetto. Aspetta, metti meglio il microfono, sennò non ti si sente. Aspetta. Combinato un guaio. Vedi, per ballare. Ma scusa, mi puoi dare una... Mi tiri una calamita? Che è partita, una calamita? No, è partito questo che però... Tengo in mano tutto il tempo. Mi danno la calamita. Cioè,
Va bene, Carlo che mi fa da fonico è il top. Vai. Adesso si sente, sì. Benissimo. E niente, praticamente... vabbè, allora... No, no, dicevo, e quindi sentiva continuamente con queste cuffie questa canzone. E ci avevo sempre chiesto, vado al mio primo appuntamento di lavoro, il primo in assoluto della mia vita, con un avvocato, perché ero appena uscito da ragioneria, io sono un diploma di ragioneria, scuola che mi è servito molto nella vita, insomma. Adesso, piacere anch'io. Sì, pure te, insomma, proprio ho fatto tesoro, di sono ragioniere comunque. Anch'io. Raj Pedrolo, ok. Praticamente, pure... Praticamente... Quindi va a questo incontro di lavoro, importante. Perché è un avvocato, un studio di avvocato, devo andare a lavorare lì come ragioniere, insomma, così, avevo credo 18 anni. Praticamente, però vado con le cuffie e entro, c'erano le cuffie caricate, c'era l'ascensore con una piccola, bisognava girare a destra, c'era una stradina dove, che portava verso l'ascensore. Io arrivo con questa cuffia, ma ti giuro come peggio di come sono andato, stavo così, uffa, uffa, ma camminavo, facevo il matto, mi giro e trovo un signore così là davanti e io... questa che mi guarda, io ho mantenuto il punto, però sembrava brutto, ho interrompato, poi ho tirato giù la cuffia, ho fatto un pezzo bellissimo, ho continuato pure nell'ascensore perché mi ha brutto interrompere, volevo far vedere che ero uno così, insomma, era l'avvocato. Ti ha preso? No. Altro un no. Personaggio, un personaggio. Esatto. Personaggio Gigi Proietti. Gigi Proietti, vabbè. Gigi grande. Vabbè, Gigi certo. Proietti. Ragazzi, Gigi Proietti è stata la prima persona che ci ha dato un teatro importante, cioè a me e Greg ci ha dato il Brancaccio. Noi venivamo dai teatrini, quelli 80 posti, quando andava bene, e lui ci veniva a vedere, ci ha visto 2 o 3 volte, era stranamente innamorato di quello che facevamo, ha detto vi do il Brancaccio, un atto di generosità pazzesco, ce l'ha dato, noi abbiamo avuto appunto l'onore di esibirci in quel teatro grande venendo dai teatrini. E oltretutto ci ha fatto anche una regia praticamente, ma con una passione proprio, ci ha detto 1000 cose, cioè ho imparato un milione di cose in quel pomeriggio in cui lì ci ha fatto questa regia volante. E poi da quel momento in poi ci ha pure portato fortuna perché col teatro andava sempre meglio. Insomma, un grande che Proietti, ricorderai. Proietti amava aiutare i giovani tantissimo. Aveva la sua scuola e aiutava un po' tutti. L'ho provato canzone del 1972, qui andiamo sul romantico, è altro che Uffa Uffa, questo piccolo grande amore, Claudio Baglioni. Questa canzone. Allora, perché? Innanzitutto per una grande stima che ho per Baglioni, che ho però acquisito dopo. Successivamente. Perché io nasco come rocchettaro, ma rocchettaro vero, certo, proprio quindi... quello da cantina, con i capelli lunghi, facciamo heavy metal, roba pesante, eccetera. E praticamente succede che mi innamoro di una ragazza perdutamente e lei invece era una grande fan di Baglioni. Ovviamente appena mi ha detto ma tu lo ascolti Baglioni mi ammazza proprio. Ma scherzi, eh? Ma Baglioni ma che sta scherzando? Non l'avevi mai sentito mai niente. Sentito perché era un altro mondo per principio mondo. Non lo sentivo, certo. Poi l'ho rivalutato dopo ovviamente, ma all'epoca non lo sentivo per principio, no? Fatto ma stai scherzando, Baglioni andava a casa sua e mi faceva sentire le canzoni. Ah, me l'ha fatto bene. A un certo punto concerto di Baglioni. Ah, ti porta al concerto di Baglioni. Concerto di Baglioni e lì praticamente ha piccolo grande amore solo, io ero l'unico di tutto lo stadio, non era un posto grandissimo, magari non era uno stadio ma era grandissimo, che faceva amore solo, amore di questo, lui mi diceva ma non la sai? No, lì ha capito che perché se non sai piccolo grande amore non puoi. Cioè, diciamo che non è andata. Non... No, lasciato no, però amici, siamo rimasti amici. Ah, ecco, perfetto. Un altro oggetto è il cannolo siciliano. Allora, io lo so, non si vede, non lo diresti mai, ma sono molto goloso di dolci. Ma guarda, non l'avrei mai detto. Io ho un metabolismo fortunato, però eccolo qua. Sì. Non lo mangio adesso, però lo mangio. Però lo puoi portare a casa. Posso portare a casa. Domattina a colazione ci sta okay. Bene. Ok. È successo che io per la prima volta feci, sempre tanti anni fa, una dieta importante, perché ero veramente ingrassavo troppo, e per 2 mesi non ho toccato uno zucchero, cioè zero, io golosissimo. Finisce la dieta e ovviamente la prima cosa che fatto. Ma ha detto pure il dietologo, guarda, appena finisci un giorno sfogati, eccetera. E l'ho finita che stavo in Sicilia. Mi portano
a mangiare il cannolicchione, il miglior posto siciliano a Palermo per i cannoli siciliani. Perfetto, vado lì, mi danno, mangio il do il primo morso e piango. Mi commuovo. Cioè, ma quanto ti mentre manca... lo mangiavo facevo. È arrivata. Cioè, ai miei amici che stavano lì, l'ho detto, guarda, scusate, mi è venuto un attacco perché, vabbè, una cosa nervosa probabilmente, perché era troppo tempo che non mangiavo dolci, una cosa nervosa. Il problema è che è venuta poi una signora che era... La proprietaria della pasticceria. Una che stava lì in pasticceria, non so se era un'amica, la proprietaria, viene lì e fa, ma che ti succede? Mi sono talmente vergognato di dire che era per il cannolo, poi dire che era per il cannolo, vedi, te prendono per matto. E praticamente sono stato lì e ho detto, cazzo, molto cazzo, come si chiamava? Bibi. E quanti anni c'aveva? E te che cavolo. Avevo detto una stupidaggine, questa che faceva domande su sto gatto che non esisteva, capito? Altro personaggio che sì. Lillo vi consiglia di seguire, anch'io, è Roberto Benigni. Roberto Benigni, Roberto Benigni, ragazzi. Il nostro premio Oscar, il nostro grande genio. Roberto Benigni credo che abbia lanciato la scintilla, mi abbia mandato la scintilla per convincermi a fare, cioè per darmi l'energia, la volontà di fare questo mestiere, perché io non volevo fare questo lavoro da ragazzo, volevo fare il fumettista. Però capita un giorno che vado a vedere Tutto Benigni, si intitolava, spettacolo straordinario di Benigni, e ho trovato la magia veramente di quel posto, perché c'era questo teatro tenda pieno, ridevano tutti come pazzi, si era creata un'atmosfera pazzesca di gente che rideva, lui che si divertiva, che c'era questa condivisione fra lui e il pubblico stupenda, e io ho riso talmente tanto che a un certo punto non respiravo più, cioè ho avuto un attacco proprio di, cioè, non riuscivo a respirare, cioè, ho capito, cioè, si può arrivare a morire dalle risate, a star male, ed è stata una sensazione comunque talmente forte che credo che da quel momento hai deciso, quindi ai ragazzi Benigni, che Benigni. Bello far ridere e che bello condividere la risata con e regalare sorrisi e risate. Canzone alla Fiera dell'Est del 76, Angelo Branduardi. Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino, anche questa è universalmente conosciuta. Allora, perché questa? Perché questa canzone, che io comunque amavo, perché Branduardi l'ho sempre amato tantissimo, ho ascoltato sempre le sue cose, in realtà io sono il primo successo che abbiamo avuto insieme a Greg, con Latte e i suoi derivati, è stato con questo fenomeno che è successo a Roma e dintorni, perché noi abbiamo realizzato insieme, io ho scritto questa canzone che si chiama Alla Fiera del Tufello. Avete fatto un centone, trasformando le parole. Ed è stato il primo successo, la prima cosa che ci ha fatto credere che forse potevamo fare questo lavoro. E faceva più o meno, era la stessa cosa, quello che faceva La Fiera del Tufello, peduscudi, er patata, la madre scippo. E c'era tutta una serie poi di cose. Allora, però la cosa è che in realtà io sono nato e cresciuto a Torpignattara, altro quartiere periferico di Roma che amo tantissimo, e tutti i miei amici di Torpignattara mi hanno detto, ma perché il Tufello? Perché tu non potevi fare... Per un fatto di metrica gli ho detto, perché pensa come veniva brutta, alla Fiera di Torpignattara, invece Tufello è proprio branduardesco, perché alla Fiera del Tufello, senti Tufello, ci sta proprio, è proprio branduardesco. Esatto. Ecco perché è importante. Chiudiamo con questo. Un soldatino in miniatura, questo è un antico romano. Allora, io sono praticamente un bambino. Giochi ancora con sì, i soldatini? Sì, cioè, in altro modo, però io ho sempre amato i soldatini. Però adesso faccio finta, adesso ho la passione che li dipingo, quelli da collezione li dipingo così. Sì, è una scusa, in realtà proprio voglio giocare col soldatino, però mi vergogno con mia moglie a fare dici quelle cose là. Allora, vedete, faccio vedere che li dipingo. Poi quando lei non c'è faccio. Allora, io quando ero bambino, sai perché ho chiesto questo qua col gonnellino, che questo è un antico romano, io usavo un Oplita in realtà, però sempre il gonnellino aveva, perché io mi facevo le mie avventure, c'erano i miei soldatini che dovevano sempre, l'avventura era che dovevano salvare la principessa, solo che non esistevano soldatini femmine. Certo. Non ci stanno, adesso li trovi tutto, all'epoca non c'erano, e quindi la principessa era un guerriero Oplita, perché c'aveva la gonna, capito? Quindi praticamente dovevano salvare sto guerriere Plita con la lancia che sta lì faceva la principessa. E questa era la mia storia. Era la tua storia. La mia storia. E l'ultimo personaggio, sì. Anche qui ci troviamo perfettamente d'accordo, perché credo che radiofonicamente sia l'esempio per tutti noi, il suo alto gradimento, è Renzo Arbore. Allora, Renzo Arbore
ha dichiarato una cosa tempo fa che a me mi ha veramente commosso, come il cannolo siciliano, ma commosso perché ha detto che secondo lui noi eravamo con 6-1-0 gli eredi di Alto Gradimento. E Alto Gradimento è stata la trasmissione che io ero molto piccolo, perché parliamo proprio degli anni 70, ero un bimbetto, però l'amavo tantissimo, amavo quella comicità surreale, quei personaggi assurdi che lui ha creato. Bracardi, Marenco e tutti gli altri. C'era un mondo meraviglioso creato da lui, originalissimo all'epoca, molto surreale. E praticamente quando ha dichiarato questa cosa, per me è stato il regalo più bello che mi poteva fare. Mi pare giusto. Sì. Lillo, grazie. Mi fai una posa? Una posa l'ottava, ci vuole. L'ottava. Vai. L'ottava posa, okay, vai. Ok, vai. Facciamo insieme, proviamo. Vai. Guarda, ci sei? Sì. Uno, però mi devi seguire, capo. Cioè, portare non è facile, eh? No, io vado. Ci provo. Ci sei? No, questo è troppo. Non ce la faccio. Lillo! Ciao, caro. Dai, Greg! Dai.